Buon pomeriggio, ben trovati tutti quanti. Non è uno scherzo, non è un pesce d'aprile, ma abbiamo un uomo tra di noi. Quindi la puntata del 1º aprile, oltre alle donne sempre presenti, oggi ospitano un ragazzetto. Allora, intanto un grazie alla Sportive Digitali, Empowerment, Formazione, Dual Career. Io sono Alessandra Ortensi e l'altra padrona di casa è Raffaella Masciadri, che Ciao Ale. adesso vi... Ciao, ciao. Salutiamo Federica Pecis e Matteo Angeli. Ringraziamo il CONI, la Federazione Italiana Pallacanestro, per il patrocinio al progetto e i media partner. Non è partita, ecco, non partiva la scritta in sottoimpressione. I media partner che sono sportdonna.it, che stasera abbiamo l'onore di avere tra gli ospiti, allaround.net, basketinside.com ed El Football. Questi sono i nostri canali social. Raffaella Masciadri, la nostra ex capitana della nazionale di basket femminile. Io e Raffa festeggiamo adesso in questi giorni un anno di attività con questo progetto, nato da una chiacchierata praticamente durante il lockdown, quello vero, cioè quando non vedevamo il futuro davanti a noi, ma è un futuro evidentemente. In un anno l'abbiamo costruito e siamo arrivati ad ospitare tantissimi atlete. Molte delle atlete fanno parte, che hanno partecipato, fanno parte della scuderia di We Are Female Athletes, che è la agency appunto che viene rappresentata stasera da Federica Pescis. E molte storie poi le abbiamo riprese e raccontate su sportdonna.it, che è rappresentata stasera da Matteo Angeli, che è il direttore di questa bellissima testata, e ci facciamo raccontare tramite le parole, le domande che Raffaella farà ai nostri due ospiti, il perché della nascita, il perché della loro vitalità e il loro orientamento dell'interesse, soprattutto, anzi, esclusivamente al mondo femminile. Vai, Raffa, ti lascio, ti do Grazie questo Ale. assist. E allora benvenuti a Federica e a Matteo. E, allora facciamo che farò una domanda a testa, diciamo, quindi per non lasciare magari il maschietto un po' così in silenzio. Matteo, possiamo iniziare da Federica o vuoi Ovviamente, iniziare? scontato. Va bene, ok. Allora, Federica, niente, voi siete praticamente la prima agency di sport management in Europa, nata proprio con l'obiettivo di supportare solo ed esclusivamente atlete donne. Da dove nasce questa scelta? Allora, questa scelta, faccio un po' una premessa, diciamo che noi siamo nate nel 2017 come agenzia creativa e di marketing a supporto delle donne in generale, nel senso che WRF, che è la mamma poi di We Are Female Athletes, nasce proprio come agenzia a supporto del female empowerment. Quindi quando io e la mia socia abbiamo deciso di creare questa agenzia, abbiamo detto ma vogliamo concentrarci su qualcosa che dia valore a quello in cui crediamo, e quindi non semplicemente su un determinato settore, ma vorremmo lavorare, insomma, per portare avanti un messaggio che abbia poi dietro anche una sorta di contesto più sociale, un pochino più alto. Quindi appunto abbiamo lanciato WRF a sostegno, è un'agenzia di comunicazione e di marketing che si occupa di lavorare principalmente con imprenditrici donne, brand femminili e brand che si rivolgono a un pubblico femminile. E finché all'inizio dell'anno scorso ci siamo un po' rese conto che lo sport femminile poteva essere, diciamo, una deriva naturale di quello che già avevamo fatto negli anni passati. Mio marito ha lavorato per tantissimi anni nell'ambito sportivo, ha lavorato per una talent agency a Londra, e parlando ci siamo resi conto che questa sua esperienza appunto aveva evidenziato una grandissima mancanza nello sport femminile, nel senso che esistevano tantissime agenzie ed esistono tutt'oggi tantissime agenzie come la nostra, dedicate comunque a entrambi, quindi atleti uomini e atlete donne,
ma mancava qualcosa che desse un supporto e un risalto alle atlete donne. Per cui abbiamo deciso di iniziare questa avventura, appunto, e la peculiarità un po' del nostro progetto è quello che innanzitutto ci concentriamo sulle atlete donne, ma soprattutto ci dedichiamo a tutte le discipline. Infatti nel nostro roster abbiamo tantissime discipline. Un'altra cosa di cui ci siamo resi conto è che soprattutto in Italia il focus principale è poi alla fine sul calcio, mentre ci sono tantissimi sport minori, ma che non sono minori in maniera, non dico minori per sminuire gli sport, ma perché non gli viene data la stessa attenzione che viene data al calcio. Per cui la nostra filosofia è quella di rappresentare un atleta per ciascuna disciplina. In questo momento nel nostro roster abbiamo 18 atlete, sia in Inghilterra che in Italia, perché mi sono dimenticata di dire che appunto noi siamo basati a Londra, quindi nasciamo in Inghilterra e poi, essendo comunque la maggior parte delle persone che lavorano in agenzia, siamo principalmente italiani, avevamo le conoscenze comunque anche sul mercato italiano, abbiamo deciso poi di ampliarci qui e di portare il nostro progetto anche in Italia. Abbiamo 18 atlete che hanno tutte discipline completamente diverse l'una dall'altra. Rappresentiamo atlete nel kite, nella pallavolo, nel softball, rugby, insomma di tutto e di più. Poi voi, so che voi Raffa e Ale conoscete alcune di loro, visto che, come dicevi prima Ale, ve ne abbiamo, insomma, le abbiamo intervistate, sì, esatto, le abbiamo raccontate un po'. E quindi la nostra missione è proprio questa, è quella di portare avanti anche una sorta di cambiamento poi socioculturale, perché quello che manca un po' è la conoscenza dello sport femminile, fondamentalmente non si conosce, tanti sport minori non sappiamo neanche che esistono, ma io per prima, quindi nel senso ammetto la mia ignoranza, però la nostra missione è proprio questa, quella di cercare di portare avanti una sorta di cambiamento che venga dall'interno, perché se ne parla tanto e se ne sta parlando tanto in questo momento di sport femminile, però servono secondo me delle azioni concrete che valorizzino tutte queste atlete e che le aiutino poi a insomma avere anche l'esposizione che si meritano e portare avanti delle collaborazioni anche con brand e aziende come si meritano, insomma. È un'azione pratica, e quindi questo cambiamento anche socioculturale di cui tu hai appena parlato lo mette in pratica appunto anche Matteo con Sport Donna, che stranamente e anzi fortunatamente rispetto a tante altre testate scrive solo di sport al femminile. Quindi Matteo, cosa ti ha spinto a percorrere questa scelta editoriale? Sì, intanto la stessa spinta che ha avuto Federica, nel senso che in due ambiti diversi fino a un certo punto, perché poi se siamo tutti e quattro qua vuol dire che qualcosa in qualche modo ci accomuna. Però io e Federica abbiamo comunque avuto la stessa spinta, lei dal punto di vista così più della comunicazione a 360 gradi per quanto riguarda le atlete, io più con un focus più ovviamente con un taglio giornalistico, però alla fine l'obiettivo di entrambi è quello di valorizzare queste ragazze che indubbiamente tutto è nato, farò un piccolo inciso e poi vado avanti velocemente, è nato veramente per scherzo, essendo io ho fatto purtroppo tanti anni in giornalista, ormai da tanti anni, però su altri, sempre in ambito sportivo, sempre in ambito comunque legato appunto al mondo dello sport. Poi per caso una volta leggevo la Gazzetta dello Sport, senza fare nomi, d'estate al bar con un mio amico, e cercavamo la notizia di una nostra persona in comune che conosciamo, che giocava nella nazionale femminile di pallanuoto, aveva appena vinto la sera precedente un incontro in Spagna, se non sbaglio, e cercavamo questa notizia sulla Gazzetta e siamo arrivati fino a quattro volte in giro, abbiamo passato anche alle persone che erano lì vicine per vedere se sbagliavamo noi a trovare la notizia, se proprio non c'era. E allora da quel momento no, poi ci si è un po' così in qualche modo accesa la lampadina e era ovvio nell'aria, non era che c'era bisogno, ci fosse bisogno di quello, però è stata un po' così la scintilla estiva che ha fatto un po' scattare la cosa. Quindi con un po' più tempo siamo un po' in maniera anche casereccia, nel senso che ovviamente senza avere alcun editore alle spalle, però così in maniera molto
con le forze che avevamo, ci siamo inventati il sito, che poi è stato rimodernato e ora presto, magari lo parleremo alla fine, prima della chiusura, magari sarà adesso un restyling, che dopo sapete che dal punto di vista digitale bisogna ogni tanto spesso cambiare. Questa anche è una cosa che ti accomuna anche questa con Federica, perché anche loro in questo momento stanno cambiando lo smalto, è bellissimo, poi dei toni veramente molto belli, sembrano tutti dei gelati, dei ghiaccioli, sai come quei ghiaccioli? Il ghiacciolo arcobaleno, erano molto, molto belli questi toni confetto. Sì, e quindi esatto. Sì, la voglio cambiare, e poi parlerò alla fine, quindi cambiando disco, per tornare al discorso principale, è nato proprio per questo, quindi proprio per dare spazio a queste ragazze, queste donne, queste mamme soprattutto a volte, che fanno, io sono rimasto, non che non lo sapessi, ma non lo sapevo così bene, devo essere onesto, Raffaella forse, essendoci stata dentro, lo sa meglio di noi, tutti forse, quanto queste donne veramente fanno cose, ma io parlo da non solo Raffaella che è qua davanti a noi, piuttosto che la Pellegrini o le grandi icone, no, dello sport anche a livello nazionale e internazionale, parlo proprio delle donne vicine di casa, cioè nel senso, no, noi, questo è la Pellegrini, è forse l'esempio più così, è più eclatante, più quello che va sulle copertine, fa notizia, ma noi non dobbiamo occuparci della Pellegrini, nel senso che è ovvio che se vince una medaglia, se vince qualsiasi cosa, è ovvio che vada riportata, e per quello, ma noi andiamo a cercare una ragazza, come avevo messo ieri, che si è fatta da sola 8 ore il giro della Grecia in un'isola dove andava in vacanza, lei fa triathlon, ha detto perché no, mi faccio questa giro dell'isola, 8 ore a nuoto e di corsa, e si è fatta la sua piccola impresa, cioè questa è una ragazza normalissima che fa la dentista nella vita di tutti i giorni, e però si è fatta il giro dell'isola dove va in vacanza a nuoto e di corsa, 8 ore in solitaria, e cioè questo è un po' il bello per cui siamo oggi tutti qua, no? Cioè, ora senza dire che le donne sono più forti degli uomini, al contrario, questo non sta neanche a noi dirlo, io dico che per certe cose, per tante cose, voi donne avete sicuramente una marcia in più, e anche dello sport, nei sacrifici che fate. Io parlo anche delle donne che vanno, non so, che prima di allattare il bambino al mattino vanno a correre, no? E poi tornano a casa e fanno la vita normale di una mamma e di una donna. Ecco, da queste donne, che poi potete essere una di voi tre, nel senso, no? Normalissime, poi c'è la campionessa, c'è quella che fa cose, che ha una dote naturale, ha qualcosa in più, una spinta interna e del fisico che permette di fare qualcosa in più, però tutte hanno una carica, una grinta, una qualcosa di che, e non è un caso, a mio avviso, chiudo, poi passo la parola a Raffaella che fa l'arbitro questa sera, la mediatrice stasera, non è un caso che le donne obiettivamente, se voi guardate i risultati, facevamo un caso l'altra volta con i miei ragazzi, dei risultati ottenuti anche lo scorso anno dalle atlete femminili sono molto superiori ai risultati ottenuti dai maschietti, cioè nel senso, proprio dal punto di vista sportivo, ma non c'è partita proprio, cioè poi è vero che se l'Italia di calcio vince ne parlano tutti i giorni per 3 giorni, ma vi assicuro che se voi andate ad analizzare, parliamo di medaglie come valuta di riferimento, diciamo così, le medaglie vinte dalle atlete italiane lo scorso anno, o 2 anni fa, o tutti i 3 anni, sia di nazionale che individuale, sono nettamente superiori a quelle di maschi. Grazie Matteo, sì, chiaramente come posso dire, l'influenza socioculturale che abbiamo in Italia è chiaro che appunto influenza questi atteggiamenti anche dal punto di vista mediatico e giornalistico, perché anch'io nella mia carriera mi arrabbiavo sempre perché appunto abbiamo nominato la Gazzetta, che comunque anche negli anni certamente ha dato spazio anche agli sport minori, però quando dopo magari un successo di uno sport al femminile non abbia mai dato così tanto risalto, quando invece poi ti trovavi la prima pagina o il titolone, una pagina intera, quando c'era uno scoop che riguardava le donne. Quindi ecco, si va a ricercare l'attenzione delle donne quando ci sono degli scoop, come se appunto una prestazione, un successo sportivo non fosse notizia sufficientemente importante da mettere, però insomma dai, stiamo facendo passi avanti, e grazie appunto a persone come voi di sicuro la situazione andrà in miglioramento.
E Federica, tu hai nominato appunto l'Inghilterra, nel senso che avete la sede appunto in Inghilterra, quindi volevo chiederti se è stata questa una scelta strategica e eventualmente appunto se avete in mente un ritorno o non lo so, una doppia sede poi in Italia. Ma allora, siamo in Inghilterra perché banalmente nel momento in cui abbiamo iniziato la nostra attività eravamo lì e quindi insomma diciamo che è iniziata lì per questo motivo. A livello strategico sicuramente la nostra più grande intenzione era quella di portare la nostra esperienza che abbiamo maturato nell'ambito sia sportivo che non in Inghilterra, poter portare qualche best practice anche in Italia e diciamo che ad oggi comunque qualcosina stiamo riuscendo a fare, perché We Are Female Athletes ad oggi comunque anche in Italia ha il suo perché stiamo facendo comunque dei grandi progetti anche qui. Se apriremo una sede in Italia, questo ancora non lo so, non te lo so dire, vedremo, ci piacerebbe sicuramente, perché l'Italia è il nostro paese natale, quindi ci piacerebbe tanto. Però diciamo che il nostro vantaggio sicuramente è quello di poter vedere tutto quello che arriva. L'Inghilterra alla fine è un po' il recettore delle novità che arrivano magari dall'America, perché si sa che nasce tutto, poi a livello sportivo ancora di più, arriva tutto da lì. A cascata poi dall'Inghilterra, poi arriva in Italia. E quindi diciamo che da questo punto di vista vediamo un po' in anticipo quelli che sono i trend, le tendenze, quello che succede, e cerchiamo di portarlo in Italia. Ma quello che ci stiamo cercando di portare in Italia è anche un po' la cultura, perché comunque la cultura anglosassone, come sappiamo, è una cultura un po' più meritocratica innanzitutto, e sicuramente più paritaria anche a livello poi di disparità tra uomini e donne. Sicuramente c'è tantissimo ancora da fare anche lì a livello di parità di genere, ma in Inghilterra sono mille volte più avanti, e in Italia c'è ancora tanto tanto da fare. Quindi abbiamo un po' questa fortuna, la fortuna di poter portare, scusate se sentite rumore, ma credo che stiano tagliando l'erba fuori, non ti preoccupare. E quindi insomma un po' la nostra fortuna è questa, e siamo orgogliosi di poter portare, perché siamo la famosa fuga dei cervelli, no? Tutti quelli che vanno a vivere all'estero, poi stanno all'estero e denigrano un po' l'Italia e la guardano sempre con un occhio di quasi così, un po' schifandola, mentre quello che vogliamo fare noi ci sentiamo italiani e vogliamo portare in Italia qualcosa di buono, e vogliamo portare in Italia quelle che sono le pratiche migliori che possiamo portarci dietro dall'estero. Quindi insomma qualcosa di buono lo vogliamo fare anche da lontano per l'Italia. Se riusciremo a farlo in Italia anche, ben volentieri. Beh, lo state facendo veramente alla grande. E, Matteo, tu che appunto hai raccontato tante storie di donne, ce n'è una che ti ha toccato particolarmente e se vuoi raccontarcela? Sei in muto, Matteo. Matteo, sei muto, apri il microfono. Scusate. Penso, dicevo, quella probabilmente che manderò in onda questa sera, quindi non so ancora quello che verrà fuori. Non possiamo spoilerare. No, però è Gloria Peritore, che è una campionessa del mondo di kickboxing, che è siciliana, poi è andata a studiare a Firenze, nel marketing, nel digitale anche lei, quindi ha questa esperienza che ha fatto anche in una qualche diverse aziende, poi si è anche tardivamente buttata sul ring, e adesso è campionessa mondiale e ha una storia di sicilianità, con tutto l'amore che ho per la Sicilia, però di Sicilia difficile alle spalle, quindi con una storia alle spalle familiare particolare che poi racconterà. E quindi insomma lo sport, quante volte nelle periferie, ma soprattutto anche a chiunque, non solo nelle periferie ovviamente, ma a chiunque, può salvare veramente anche una persona, no? E quindi è già questo, è una vittoria pazzesca. Poi lei è campionessa del mondo, quindi qualche battaglia l'ha vinta. Però voglio dire, non l'ho ancora, cioè l'ho sentito, siamo parlati diverse volte. Penso che ho fatto questo esempio per rispondere nella maniera più facile, perché andare a trovarne una, veramente sono tutte. Alessandra lo sa che a volte
anche lei e con Raffaella, voi, le vostre, un po' quelle che prendo io, cioè, facciamo un lavoro di sponda bello, lo sapete, lo sentite meglio di me, sono tutte storie belle, sono tutte storie di gente, di donne che ha, che faticano, che lavorano, che studiano, che vivono e poi fanno tanti sacrifici. Tanti sacrifici per, a volte per niente, a volte per un po' qualcosina, a volte per un'Olimpiadi, però dalla mamma, ecco per esempio una scemata mostruosa, mi viene in mente una donna di 74 anni che va sul palo della pole dance e fa evoluzioni mostruose a 75 forse sì. Adesso. È vero, ce l'avevi detto. Mi arriviamo dopo su questa signora. Però voglio dire, è una signora di 75 anni, se voi l'andate a vedere, si chiama Idanna qualcosa su Instagram, sì, di Torino, delle vicinanze di Torino, è incredibile. Io tutte le volte mi faccio mandare la carta d'identità per vedere, ma è sempre così, è impressionante, per dire la forza delle donne. Fede, torno da te. Invece qual è la, diciamo, la vostra tipologia di atleta tra virgolette perfetta per il vostro progetto? Guarda, non esiste la tipologia perfetta, nel senso che sposo anche io la filosofia di Matteo, nel senso che anche noi, al di là dei meriti sportivi e della campionessa, tipo la Pellegrini, che ovviamente tutti vorrebbero rappresentare come agenzia, immagino, però anche noi quello che, su cui ci focalizziamo sono le storie che portano poi l'atleta a diventare una campionessa o ad avere quei determinati meriti sportivi. Per cui quello che noi stiamo cercando di fare, stiamo cercando anche di educare un po' i brand con cui collaboriamo a questo, è quello di raccontare non solamente il merito sportivo e la vittoria in sé, ma tutto quello che ci sta dietro. Perché comunque, al di là di tutto, un atleta per arrivare a certi livelli deve fare dei sacrifici enormi, una donna ancora di più, perché ovviamente poi... dietro quello c'è il non professionismo, c'è il fatto di magari avere una famiglia, insomma ci sono tantissimi sacrifici in più, per cui la nostra atleta perfetta, diciamo che al di là dei meriti sportivi che ci interessano e non ci interessano comunque fino a un certo punto, è la storia che questa atleta ha e i valori che rappresenta soprattutto, perché quello che noi cerchiamo di portare avanti come messaggio sono proprio i valori che queste ragazze rappresentano e in cui le persone si possono poi riconoscere, perché quello che manca al giorno d'oggi sono dei modelli femminili positivi e chi più delle sportive possono essere un modello positivo per tutte le persone che li guardano, soprattutto per le bambine che un giorno sognano e sperano di poter arrivare lì. E aggiungo solo anche una piccolissima cosa, non so se l'avete visto, su Netflix c'è questo documentario che si chiama Losers, che è bellissimo secondo me, non so se l'avete visto. No, ma parla, lo guarderò. Esatto. Parla di tutti questi campioni in diversi sport, diverse discipline, che non sono mai riusciti ad arrivare ad un grande successo, quindi sono i losers, i perdenti. E racconta le storie di queste persone e secondo me è veramente indicativo, nel senso che noi diamo sempre spazio a chi raggiunge un traguardo eccezionale, che riesce a vincere un titolo, che riesce a vincere qualcosa di straordinario. In realtà la straordinarietà sta nel prima, in tutto quello che viene prima e anche nella sconfitta tante volte, perché la sconfitta non è una sconfitta in sé per sé, perché tutto quello che ci sta dietro poi è la vera e propria vittoria, per cui è molto interessante come raccontano queste storie ed è un po' la nostra filosofia, che al di là del merito sportivo per noi la vittoria è tutto il percorso che ti ha portato ad arrivare ad un certo punto. Ah, sì, è bellissimo questo inciso e adesso appunto al di là dei losers come vengono chiamati, però appunto ogni persona ha una storia dietro da raccontare e soprattutto secondo me non è giusto neanche identificare una persona o una sportiva diciamo vincente solo perché ha vinto dei trofei nella sua carriera. Fatalità, proprio oggi ne parlavo in un'intervista che mi hanno fatto e ho proprio detto che per me l'atleta vincente è quello che riesce a costruirsi, ecco, nella sua carriera, nel suo percorso, la versione migliore di quello che può essere, sia come atleta che come persona. Poi no, è chiaro che nessuno gioca per perdere, ma tutti giochiamo per vincere qualcosa e quindi i trofei, le coppe, i campionati sono importanti,
però uno può essere anche benissimo soddisfatto di quello che ha fatto semplicemente per comunque aver fatto un percorso ed essere arrivato, aver raggiunto dei valori che poi appunto lo sport insegna, e veramente lo sport è proprio una palestra di vita. Di vita, esatto. E Matteo, appunto, parlavi di questa signora di 75 anni che fa la pole dance, e ricollegandomi a lei volevo chiederti appunto, siccome che nel tuo magazine troviamo appunto anche articoli dedicati alla salute, alle mamme che vogliono magari continuare a dedicarsi allo sport, appunto non parli solo di atlete, perciò di chi altro parli? Assolutamente, ci sono diverse sezioni, una ovviamente è legata agli sport in generale, quindi poi entrando nello specifico, quindi rugby, scherma, pallavolo, pallacanestro, pallanuoto, sono tutti gli scherma, tutte gli sport nello specifico. Poi c'è la sezione salute e fitness, quindi con appunto speciale mamma, le ricette fit e una sezione dedicata allo yoga, quindi con delle lezioni di yoga. Una sezione costume e società, dove ci sono invece qui, sono sia interviste a donne dello spettacolo, diciamo così, sportive, con una così attitudine allo sport. Mi viene in mente Justin Matera, per esempio, è una che ormai è triathlon maniaca, nel senso che ormai è sempre in bicicletta o in acqua, quindi mamma gli ha fatto Matilde Brandi, mi ha fatto tantissime, veramente tante donne che hanno una Paoletta di Radio Italia, per esempio, una che è super attiva, fa anche lei mille sport, mille attività, ci sono tantissime, quindi queste donne che fanno ovviamente altro nella vita, che però hanno una passione per essere la palestra piuttosto che uno sport all'aria aperta. E poi c'è la ginnastica a casa tua, che sono dei tutorial fatti da una atleta professionista, una fitness coach proprio per sport donna, quindi con dei tutorial per le diverse parti del corpo, e poi dei podcast che raccontano delle interviste fatte dalla nostra collaboratrice a delle atlete. Tutto quello che vi sto dicendo sta per essere rivisto e fatto in una maniera un po' diversa, proprio per farlo diventare, la parola non mi piace perché è abusata e non mi piace, però un hub, la dico, tanto ormai ce l'avevo lì, un hub proprio per le donne, cioè una casa proprio dove una donna che fa sport si può sentire a casa lì dentro, no? Quindi dove adesso cambieremo la home, ovviamente cambieremo un po' tutto, molti video, tanti video, e tanti video, tanti podcast, tanti YouTube, che abbiamo lasciato un po' andare, ma invece vogliamo in qualche modo tirarlo un po' su, e poi ci sarà una sezione dedicata a un tot la donna che fa appunto le ricette, quella che fa specializzata per i glutei, quella, quindi 8, 9, 10 persone, ognuna con la propria peculiarità, e quindi chiunque vada poi va sul loro mondo, cioè clicca dentro, c'è il loro mondo, poi si arrangiano loro chi va dentro, però tutte persone che possono darci una mano, perché possono dare un contributo, quindi chi entra dentro e vuole cercare una ricetta va lì, chi vuole ricetta, un viaggio particolare legato allo sport viene qua, cioè quindi chiunque in qualche modo è legato allo sport, una donna che è legata allo sport può trovarsi a casa sua, e spero si possa trovare a proprio agio levando le scarpe prima di entrare. Esatto, quindi andate su sportdonna.it, perché io ho già trovato torta pasqualina light con ricotta, spinaci e pasta. Oppure il pesto ligure, esatto. Intanto salutiamo Fabio Mornati, che conosco già da diverso tempo e che ogni pomeriggio mi fa compagnia nello sport marketing su Clubhouse, e in effetti lui si occupa, ecco, chi meglio di lui, di inclusione nel baskin, no? Il baskin è veramente una disciplina molto particolare, e ci dice: nel baskin abbiamo nonna baskin, Luciana di 90 esatto. anni, baskin, abbiamo nonna Luciana di 90 anni che ha deciso di giocare dopo anni a battere gli altri a bowling con suo nipote Simone, una delle punte di diamante del team con i suoi canestri. Se non è una donna straordinaria lei, in campo e fuori, beniamina dell'inclusione anche di genere. Grazie Fabio per questa testimonianza, come vedete, questo è da intervistare. Ci manca Matteo. Esatto, Matteo, spiega a Fabio. Esatto. Fabio, in privato. In privato. Do la mail così. Se Fabio gentilmente, esatto, mi dà qualche contatto, mi aiuta,
la facciamo volentieri. redazione@sportdonna.it. Perfetto, grazie, capito? Paolo. Allora, Fabio, redazione@sportdonna.it, il contatto di nonna Luciana di 90 anni. Ok. Ultime due domande per me, poi dopo Ale, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa. E volevo chiedere a Federica di parlarci di Donne Straordinarie. Sì, Donne Straordinarie è un progetto che abbiamo lanciato in occasione dell'8 marzo. Siamo stati approcciati da un brand un po' particolare da associare al mondo femminile. Infatti siamo stati approcciati da Ford Trucks, che è la casa Ford, la casa automobilistica, ma a truck, quindi parliamo di camion. E appunto uno dei loro valori fondamentali è la gender equality, per cui ci hanno approcciato chiedendo di poter fare per l'8 marzo, in occasione dell'8 marzo, lanciare un progetto che parlasse di gender equality. Per cui noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso due delle nostre atlete e le abbiamo associate ai valori del brand, e abbiamo associato le prestazioni, anche che poi sono le prestazioni del camion, quindi abbiamo lavorato su valori di potenza, di performance, anche di velocità, per associarli a due atlete donne, che è una cosa che mai nessuno aveva fatto prima in questo mondo, perché diciamo che di solito quando si pensa all'immaginario comune camion si associa alla classica pin-up, no? La donna un po' calendario. Esatto, bravissimo. Per cui abbiamo un po' voluto scardinare tutti questi preconcetti, abbiamo lavorato con Danielle Madam, che è una lanciatrice del peso, e Nausicaa Dell'Orto, che è la capitana della nazionale di football americano, che so che entrambe le avete probabilmente già conosciute. Nausicaa l'avete conosciuta su Clubhouse la settimana scorsa. Salutiamo Nausicaa. Mm-hmm. Esatto, salutiamo entrambe. E abbiamo associato queste due sportive che fanno degli sport che sono pazzeschi, nel senso, perché sia il lancio del peso che poi il football americano sono degli sport dove ci vuole una certa prestanza fisica, ci vuole un allenamento, un training pazzesco. E abbiamo associato questi valori ai valori di Ford Trucks e all'immaginario del truck, andando poi a scardinare un po' tutti i preconcetti che ruotano attorno a, insomma, al mondo femminile, al mondo dello sport, e li abbiamo uniti ad un brand prettamente maschile e anche, se vogliamo, anche un po' maschilista, no? come settore, come mondo e come immaginario. E usciranno poi altre due puntate. Abbiamo lanciato per ora il primo video che abbiamo realizzato, lanceremo nel corso dei prossimi mesi le due puntate dedicate, una a Nausicaa e una a Danielle, quindi ci sarà un proseguio, insomma, del progetto. Però diciamo che Donne Straordinarie vuole andare poi a riprendere tutti i concetti di cui abbiamo parlato prima. La straordinarietà non sta solamente nella vittoria, ma la straordinarietà sta nella vita di tutti i giorni. Grazie Federica. Matteo, voi avete qualche progetto per il prossimo futuro? Sì, come dicevo prima, appunto vogliamo appunto fare, stiamo un po' cambiando tante cose perché ci sono tante novità all'orizzonte. Penso che appunto voglio, secondo me a chiusura, un'altra battaglia che ci teniamo molto a fare, abbiamo già iniziato e non vogliamo mollarla perché che la riteniamo veramente, veramente importante, è quella legata alla violenza e alle molestie nello sport, perché c'è un fenomeno dietro che fa paura, c'è ancora troppa omertà e, diciamo la verità, i mostri sono ancora, lavorano nell'ombra e nel silenzio e spesso anche con gli occhi tappati da parte di tutti, no? Spesso sono milioni di genitori che affidano i loro figli a delle persone che non sappiamo veramente, che sembrano dei padri, insomma, di famiglia, onesti lavoratori, che poi invece dietro le volte, ai quali a volte si nascondono dei mostri. E questo è un problema veramente grosso, sentito. Abbiamo fatto anche dei sondaggi, anche nelle storie, quanto è presente la violenza nello sport, anche a livello, parlo di giovanili, quindi anche legata alla pedofilia, ma poi anche, nel senso, quando si diventa anche più grandi, anche con delle battute, che può essere la battuta, può essere la qualcosina in più della battuta, però c'è poi una violenza che va avanti anche non solo legati al si è mutato comunque sì, perché abbiamo un problema, sì. Preferito il citofono, niente di particolare no, invito a guardare dato
dato che Federica aveva citato Losers su Netflix c'è anche un altro bellissimo documentario su questo tema, che è Atleta A, che poi naturalmente sono fatti realmente accaduti, ha avuto anche un seguito questo Atleta A, perché lì si affronta il caso del medico della nazionale americana di ginnastica artistica su Sport Week di 2 settimane fa, era stato incriminato anche un allenatore che poi si è suicidato. Quindi quello di cui parla Matteo non è un sentito dire, ma sono proprio dei casi che poi vengono alla luce, vengono denunciati nel corso degli anni, perché ecco il documentario che è fatto veramente molto bene. E c'è un libro, Alessandra, ti interrompo, abbiamo fatto proprio nei giorni scorsi un articolo su questo libro che si chiama Impunità di Gregge, che è un libro inchiesta della collega Daniela Simonetti, che è uscito in libreria lo scorso 25 febbraio, e questo volume offre davvero una ghiacciante fotografia di quello che appare come il lato oscuro, veramente, di questo... ci sono questi cattivi maestri, no? Le vittime spesso non denunciano per paura di non essere credute, per vergogna, no? I bambini e gli adolescenti vengono manipolati da chi? Da questo allenatore, che spesso è una figura carismatica e quindi quasi intoccabile, no? Quindi entrano in una cosa che persino a dirlo a volte vengono anche i brividi, no? Perché può essere il figlio di chiunque, e quindi insomma c'è un problema grosso. Va in qualche modo combattuto, come penso solo parlandone con i ragazzi stessi, perché solo così, cioè solo facendogli capire che denunciare anche a 8, no, 7, 10, come a 20 e poi a 30, perché ci sono anche dei casi di trentenni che non denunciano neanche per non perdere il posto in squadra, per non perdere qualsiasi cosa. Quindi l'omertà permette a questi loschi figuri, per usare un termine elegante, di continuare ad agire indisturbati, e questo va fermato in tutti i modi. Ok, ci siamo, Raffaella? Sì, vi abbiamo interrogati? Sono uscite fuori delle cose interessanti, belle, ma come immaginavamo, visto che comunque sia... una conoscenza del vostro lavoro c'è da diverso tempo, dei dettagli importanti, dei consigli per chi ci ha ascoltato, e quindi Netflix, e di solito io chiedo il libro e la canzone, invece questa volta abbiamo due documentari da vedere, e cioè Losers e Atleta A su Netflix, e un libro da leggere, che è Impunità di Gregge di Stefania Simonetti? Non mi ricordo. Il cognome ne sono certa, il nome non me lo ricordo, però esatto. Impunità di Gregge e i due documentari. Grazie, io direi che siamo nei termini anche orari, ognuno così può tornare alle proprie attività. Noi ci vediamo la settimana prossima, abbiamo già il nome dell'intervistata, che sarà Maria Beatrice Benvenuti. Con lei domani sera su Clubhouse, perché vi ricordo che abbiamo aperto un club su Clubhouse, Sportive Digitali, ogni venerdì alle 19 faremo degli approfondimenti, mi affiancheranno Maria Beatrice Benvenuti, a me e Raffaella ci affiancheranno Maria Beatrice Benvenuti per il panorama italiano, per le news sullo sport al femminile in Italia, e Isabella Agostinelli invece per le news sul panorama delle notizie dall'estero, quindi faremo degli approfondimenti sul mondo donna. Quindi l'appuntamento è domani sera su Clubhouse alle 7 e la settimana prossima, nello specifico, scusate, l'8 guarda l'agenda 6, tu perché se no sto guardando giovedì prossimo alle 3, alle 16 con Maria Beatrice, che ci racconterà invece una storia molto particolare, visto con occhi diversi, quindi da un'angolazione diversa, il campo da un'angolazione diversa. Quindi grazie Raffa, grazie Federica, grazie Matteo, e l'appuntamento settimana prossima e domani sera. Ciao a tutti, grazie a chi ci ha ascoltato. Grazie a voi. Ciao. Adesso, riusciamo a lanciare la sigla finale? Credo di sì. Buona Pasqua.